Stasera sono a Jesolo per farvi vedere e conoscere il ristorante Al Torcio. Subito ad accogliermi Stefano Rossi. Ciao David, ben tornato. Ciao. Tutto bene. Il ristorante Al Torcio è nato nel 1998. È una realtà ben definita di quello che è il contesto culinario qui a Jesolo, direi uno dei pilastri della ristorazione jesolana. Un ristorante curato, accogliente, suddiviso in varie sale, e poi c'è questa sala stupenda fatta con le bricole della Laguna di Venezia. A vista questa meravigliosa proposta di vini, veramente molto molto bello. Questa è un'ostrica tonica. Freschezza allo stato puro quest'ostrica. Si sente la mineralità dell'ostrica che si accompagna con la freschezza data dal gin e anche questo aroma molto piacevole data una grattugiata di lana, veramente molto molto buono. L'accompagnamento. Questo è un gin tonic. La base di partenza è l'Hendrix, il Luna, che è una versione estremamente speziata dell'Hendrix. Loro ripartono da un concetto, da una pratica magica vecchia, che è quella del bagno di luna, una sorta di gin meditativo. La particolarità delle spezie la richiamiamo, visto che siamo in periodo natalizio, con l'anice stellato, e te l'ho contrapposta all'altro elemento per definizione natale, che è l'arancia. Quindi la Riviera di Dendica è una tonica su base esclusivamente di infusione di pinocchio aromatizzata al basilico e arance. Molto fresco, e con questa balsamicità data dall'anice stellato e dalla freschezza del profumo dato dall'arancia, veramente un bel gin tonic. Pezzi di cracker fatti in casa, ma veramente molto molto buono. Anche il pane fatto in casa, l'impasto è quello della pizza. Pane pizza, più morbidina, che ben accompagna il vostro entrè. Questo è un rocher di baccalà mantecato in crosta di pistacchio, accompagnato da una crema all'aglio nero. Davvero ottimo questo baccalà mantecato, fatto molto molto bene, bello caldo, anche servito caldo, che solitamente viene servito freddo, e poi la croccantezza data dal pistacchio, bello goloso, buono, avvolgente in bocca. Un'altra versione del loro pane, questa specie di grissino di pane, sempre fatto con l'impasto della pizza, veramente eccellente. Bello servito, bello caldo, anche morbidissimo, e croccantino fuori, buono. Procediamo nella nostra piccola degustazione di entrée. Qui avete rabbia rossa in tre consistenze diverse. Abbiamo fatto un piccolo raviolo ripieno di gorgonzola blu, la polvere di rabbia rossa e il centrifugato di rabbia rossa. Veramente molto molto gustoso e preparato molto molto bene. Si sente la croccantezza data dalla rapa rossa, che comunque non è invasiva, e poi il ripieno dato dal gorgonzola, veramente bello, gustoso, veramente molto molto buono. Tacolo di piovra laccato con la salsa teriyaki, laccatura fatta al metodo giapponese, quindi una laccatura a caldo fatta in piastra. Salsa teriyaki che è una composizione di soia, miri e zucchero. La piovra è veramente stratosferica, bella morbida internamente, bella croccantina fuori. Questo gusto intenso dato dal teriyaki che gli dà una punta di salinità e anche allo stesso tempo dolcezza, veramente molto molto interessante, molto molto buono. C'è questa morbidezza data dalla crema di patate, dal comunque un purè di patate viola. Il nostro blu profondo, che è la selezione completa del nostro crudo. Rapidissima presentazione, partiamo dalla mezzanotte, quindi dall'ostrica, seguitemi in senso orario. Avete gambero rosso siciliano, scampi, tartar di orata con il lampone, sashimi di tonno rosso, calamaro nostrano nel cucchiaio di ceramica bianco, nuovamente scampi, cicale di mare, in ultima la tartar branzino con la mora e sashimi di salmone. Veramente spettacolare, bella ostica, bella carnosa, sapida, e all'interno si sente la dolcezza, veramente buonissima questa ostica qua. Un gambero rosso di Sicilia,
questo, la testa non si butta via, anzi è la parte più buona, e ci aggiungo giusto un po' di salsa di soia. Questa qua è una fogliolina di cappero, scampetto crudo. Qua veramente non occorre niente perché è eccezionale di suo. Tonno veramente eccellente, questo caviale di frutto della passione che gli dà dolcezza, una giusta nota di acidità, eccellente. Famosissimo e allo stesso tempo questa nota di freschezza data dal lime, veramente buona. Cicala di mare, dolcissimo, veramente un viaggio questo qua, buona, veramente molto buona. Per finire i sashimi di salmone. Ci metto un po' di salsa di soia. Buonissimo. Buono, buono, buono. Sono sincero, uno dei migliori piatti di crudo che abbia mai assaggiato. Veramente fatto bene, proposto anche molto molto bene. Questo è il Blanc di Contà di Castaldi, ovvero Franciacorta, metodo classico, basato esclusivamente su Chardonnay e Pino Bianco, cioè totale assenza di Pino Nero. Gusto più morbido e una bolla leggermente più bassa. Bello, veramente molto minerale, che si abbina molto bene a questo piatto di pesce crudo. Eccoci qua. Questo è il cuore di baccalà a 60 gradi, quindi cottura a bassa temperatura, aglio, olio e peperoncino, broccoli verdi, acciughe del Cantabrico e levistico, che altro non è che un sedano di montagna. La pesce è veramente fantastica, è rimasto bello umido, molto buono. La cremosità è data appunto dalla cottura del merluzzo che sotto vuoto rilascia il suo liquido di cottura. Aggiunto al latte queste proteine vengono amalgamate, diciamo, e poi frullate, montate. Nell'aggiunta dell'aglio, olio, peperoncino della salsa c'è anche il levisco, che è un sedano che è veramente molto profumato e completa il piatto, veramente molto molto buono. Rosato della Maremma Toscana, di chicca. La base è un Grenache di importazione francese, accompagnato da una piccola percentuale di Pinot Nero italiano. In abbinamento questo meraviglioso rosato, minerale, bello sapido, che pulisce la bocca dalla grassezza data dal merluzzo, veramente buono. La catalana di crostacei, ovvero astice, mazzancolle e canocce, accompagnata da verdurine e la loro bisca, ovvero la riduzione dei carapaci dei crostacei. La cottura dell'astice è perfetta, poi in accompagnamento questa bisca fatta appunto dal crostaceo, e poi ci sono queste verdurine che completano il piatto. Veramente bello, molto interessante e soprattutto gustosissimo. Soffice di fragola, pan di Spagna, crema fragola all'interno e copertura di meringa all'italiana. Un bel pan di Spagna morbido, una bella crema pasticcera all'interno, un bel coulis di fragole che gli dà una giusta nota di acidità e poi la morbidezza data dalla meringa flambata, veramente dolce, spettacolare. Il sottobosco, cremoso alla nocciola, crumble al cioccolato fondente e porcini, propriamente porcini, disidratati e tritati finemente all'interno del crumble, il caramello salato, salsa di lamponi e sorbetto alla loro. Si sente il gusto del fungo porcino, ma veramente il gusto del fungo porcino. Poi, in contrasto da questo semifreddo dato alla nocciola, una crema di nocciole veramente fantastica. Poi c'è questo sorbetto all'alloro che gli dà freschezza, e ancora c'è il lampone che dà quella nota acidula. Qua veramente siamo a livelli altissimi, pasticceria, piatto studiato nel minimo dettaglio, fatto veramente alla perfezione e soprattutto ben eseguito. Bravi, bravi, bravi.